Indice di mortalità alto nelle prime ore del mattino, forte utilizzo del cellulare alla guida e controlli assidui a Verona e provincia per il rispetto del codice della strada, che hanno portato a diventare la città italiana con il maggior calo di morti sulla strada dal 2010 al 2017. Se ne è parlato nell'incontro dal titolo Omicidio e lesioni stradali, svolto in Gran Guardia e dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. E sono anche importanti incontri come questi con i ragazzi, perché poi alla fine l'educazione e la formazione dei ragazzi che saranno coloro i quali domani, nei prossimi mesi, nei prossimi anni guideranno per le nostre strade, essere formati ed educati, cosa che magari a noi ai nostri tempi succedeva un po' meno su questi temi, è fondamentale, perché come dicevo prima loro non deve essere solo comunque la paura per le sanzioni che possono arrivare quando si infrange il codice della strada, ma è proprio un senso di responsabilità che deve maturare, perché quando ci si mette alla guida in condizioni in cui non ci si dovrebbe mettere alla guida, si mette in pericolo la propria vita, si mette in pericolo la vita dei propri amici che magari si trasporta in macchina, si mette in pericolo la vita di persone che incidentalmente si incrociano per la strada, che non si conoscono, vite così a noi sconosciute, ma che hanno un valore enorme come tutte le vite. Quindi è fondamentale che ci sia questa formazione, questa educazione e il rispetto delle norme, perché ripeto, il rispetto delle norme non deve essere una paura, ma deve essere semplicemente che rispettando quelle norme si rispetta la propria vita e si evitano incidenti.